Io penso che un'informazione più completa possibile e più diffusa, come quella che si può ottenere attraverso YouTube, che è un mezzo potentissimo che raggiunge tante persone, rende la gente più consapevole non solo dei propri bisogni e delle proprie motivazioni, ma anche della qualità e del valore dei prodotti, della qualità e del valore delle persone, dei paesi che hanno contribuito alla messa in commercio di questi prodotti, dei procedimenti per mezzo dei quali li hanno fatti e quindi anche delle possibili conseguenze sull'economia e sull'ambiente. Anche se ci troviamo in mezzo a molti condizionamenti dettati dal marketing e dettati appunto dall'economia, ci resta sempre uno spazio di libertà e quindi uno spazio di scelta che possiamo esercitare. E questo è molto importante. E secondo me ha un nome, si chiama consumo consapevole. Fino a questo momento, in questo canale, ho parlato di prodotti interamente naturali. Ma questo è successo non perché io pensi che i prodotti interamente naturali siano intrinsecamente migliori di quelli sintetici. Questo non è assolutamente detto, è un'affermazione arbitraria. Vi faccio un esempio. C'è una sostanza che si chiama squalene, che è sostanzialmente considerato sicuro per uso cosmetico, che può derivare dal riso o dal grano, oppure può essere sintetico, oppure può essere di origine animale, provenire dall'olio di fegato di squalo. Chiaramente l'origine di questa sostanza dipende da tanti fattori. Se l'olio di fegato di squalo proviene da un mare pulito e incontaminato, sarà un prodotto di qualità, se verrà estratto in un certo modo e se verrà conservato in un certo modo. Se questa stessa sostanza viene estratta da una pianta, quindi dal riso o dal grano, pur essendo completamente vegetale, ma magari riempito di pesticidi, bene, questo non avrà sicuramente questo prodotto non avrà sicuramente la stessa qualità. Quindi questo per dire, io preferisco i prodotti interamente naturali come preferisco l'aria di montagna o una bella passeggiata in campagna rispetto all'essere chiusa dentro una macchina in coda con lo smog. Tuttavia questo non è sempre possibile, cioè non è sempre possibile scegliere una passeggiata in montagna. Noi siamo obbligati a lavorare, per lavoro siamo obbligati a spostarci in determinate città e quindi non è sempre possibile. Può essere che ci siano degli ingredienti sintetici fatti in laboratori seri, controllati e che siano ingredienti assolutamente buoni e quindi utilizzabili. Attenzione a chi fa del terrorismo, sia sui giornali che su YouTube, in un senso o in un altro, perché io credo che chi vuole spaventare la gente alla fine non sia mai in buona fede. Un altro punto fondamentale è quello delle certificazioni. Le certificazioni sono un risultato importante e un criterio di valutazione sicuramente dei prodotti cosmetici, siano essi sintetici che naturali. Ma le certificazioni spesso non dicono nulla sulla qualità degli ingredienti utilizzati. Infatti, una certificazione di prodotto altro non è che un'attestazione che un prodotto risponde a determinati requisiti prefissati descritti da un documento normativo di riferimento che ha redatto l'ente certificatore. L'ente certificatore non è un ente pubblico, non è uno Stato, ma è un ente privato. Per cui la certificazione attesta semplicemente la conformità del prodotto a un determinato protocollo di riferimento. Finché non si è letto questo protocollo di riferimento, non si sa esattamente di che cosa si sta parlando in merito di certificazioni. Molti protocolli di riferimento poi sono difficili da leggere per un consumatore, perché magari elencano una serie di procedimenti ammessi a trattare determinate sostanze che poi vengono inserite nei cosmetici e poi una lista di invece procedimenti che non sono ammessi. Spesso per capire di che procedimenti si tratta bisogna avere delle nozioni minime di chimica oppure di biologia e quindi i
io per prima mi rendo conto che il consumo consapevole non è cosa facile, perché il mondo è molto complesso e tante cose sono difficili da decodificare. Per questo io credo che parlandone su YouTube e cercando di scambiarci le informazioni a disposizione possiamo forse informarci di più e migliorare. Io attraverso YouTube ho imparato tante cose, a volte ho avuto anche soltanto degli spunti che poi naturalmente io ho approfondito. E quindi spero che questo canale serva anche a questo, a dare degli spunti per approfondire determinate cose. In merito alle certificazioni vorrei aggiungere un'altra cosa. Spesso si parla di diritti degli animali e di procedimenti per fabbricare i cosmetici che non siano lesivi dei diritti degli animali. Io sono d'accordissimo e aggiungerei anche i diritti dei lavoratori. Un consumo consapevole significa che se io so che un'azienda utilizza e sfrutta dei minori o sfrutta i lavoratori per ore e ore, posso decidere di non scegliere quel prodotto e quell'azienda e di sceglierne un altro. Se tutti facessero così, bene, questa azienda dovrebbe cambiare. E quindi io credo che la SA 8000 e tutte le sue, che è la certificazione etica, quella che garantisce che i lavoratori non siano sfruttati, e tutta la seguente normativa in merito, forse vale la pena di essere citata, anzi senz'altro lo è, perché un consumo consapevole prevede di valutare il prezzo di un prodotto in merito alla qualità degli ingredienti che contiene, al tipo di ingredienti che contiene e anche a come è stato ottenuto questo prodotto, attraverso lo sfruttamento di lavoratori, attraverso lo sfruttamento di animali. Bene, decido di prendere un'altra cosa. Questo audio è finito, fatemi sapere cosa pensate del consumo consapevole, se riuscite ad attuarlo, oppure quali informazioni vi mancano sulle confezioni dei prodotti che non sono indicate. Buonanotte!